primo classificato di questa undicesima edizione del premio L'Acquara, il racconto Dietro la porta di Antonio Fatigato. Un tema, quello di quest'anno del premio L'Acquara, relativo al dialogo, che perlomeno i cinque finalisti l'hanno vissuto come dialogo all'interno della famiglia, dialogo tra genitori e figli, soprattutto in situazioni differenti. Amore, mi dispiace per ieri sera, scusami, non volevo offenderti, ero solo molto arrabbiata. Sai che non penso davvero quelle cose che ti ho detto, no? Alle volte la rabbia ti fa dire cose sbagliate. Però prova a capirmi, non è facile parlare da dietro a questa porta chiusa, senza poterti guardare in faccia. Sono giorni che sei chiuso nella tua stanza, mi puoi aprire per favore? No? E va bene, allora aspetta che mi metto comoda. Piero, per favore, mi porti una sedia della cucina? Ma come, quale sedia? Dai, Piero, per favore, una sedia qualunque. Sì, quella va benissimo, grazie. Per iniziare, non mi piacciono gli amici che frequenti. Sono tutti più grandi di te, hanno la patente, guidano le macchine, che io non capisco come facciano i genitori a stare tranquilli, ma non li leggono i giornali? E poi è un attimo fare un incidente, no? Cioè, lo sai cosa succede, vedi qualcosa di più, quello che guida, l'allegria, si distrae e addio. Che c'è, Piero? Ma che ne so, ma prendi la pentola che vuoi, ora non posso darti retta, dai. Sto parlando con nostro figlio, anche se dovrei dire mio figlio, visto che te ne disinteressi totalmente. Come non è così? Ma scusa, sei lì? Che stai pensando a farti da mangiare invece che aiutarmi a convincerlo a uscire da questa stanza, come se fosse normale che stia lì dentro da giorni. No, lascia stare, no, non ti voglio ascoltare. E sono andata a scuola a parlare con i tuoi insegnanti e non ci siamo. Ho scoperto che sono giorni che non ti presenti in classe. Io mi sono sentita morire. Poi, però, mi sono anche arrabbiata, perché dalla scuola non mi è arrivata nessuna comunicazione delle tue assenze e allora ho chiesto spiegazioni. Mi hanno guardato imbarazzati. Si vede che non sapevano che cosa dirmi. Il vincitore ha trattato questo tema del dialogo familiare da un punto di vista drammatico, ovvero una madre che dialoga con il figlio, purtroppo scomparso, uscendo dai limiti della follia. È uno dei temi più seri, più delicati, più importanti. Sono tragedie che spesso entrano nelle nostre famiglie. Mi è sembrato bello riuscire a aprire lo sguardo verso queste situazioni. Chiaramente è un tema che tocca molto, quindi l'impatto emotivo è molto forte. Ci tengo anche a sottolineare che in realtà una parte forte del dialogo è fra marito e moglie, anche se la moglie, persa nella sua follia, non si rende conto dell'azione del marito che cerca di trattenerla ancorata alla realtà. Una forma d'amore che si trasforma, come sempre avviene, in eroismo quotidiano da parte del marito. Noi, quando l'abbiamo pensato, abbiamo pensato a un tema che, come tutti quelli degli anni precedenti, potesse aprirsi a tante diverse interpretazioni. Abbiamo pensato chiaramente anche a questo, il dialogo familiare, avevamo pensato anche al dialogo, poteva essere anche di tipo internazionale, insomma, legato anche alla situazione che viviamo, in cui c'è bisogno veramente che anche i grandi si siedano a un tavolo per discutere. Comunque un dialogo pacifico, un dialogo bello che permetteva di discutere, trovare soluzioni. Quindi credo che il dialogo familiare sia una delle tante accezioni che potevano essere utilizzate. Un'accezione che ha messo in difficoltà l'assegnazione del premio Berti Solaini, che solitamente appunto viene assegnato a tematiche di carattere familiare, ma quest'anno i cinque finalisti tutti affrontavano tematiche di carattere familiare. Alla fine abbiamo deciso di premiare quel racconto che è riuscito a dare un senso, a un valore di famiglia che quando la famiglia non c'è, quando capitano situazioni di abbandono, quando non c'è bisogno di parole.
Il ladro sbatté appena le palpebre. Il vecchio intuì una domanda in quel gesto e lo fissò per rispondere. «Sì», disse quello sguardo. «Sono partiti per festeggiare il Natale sulle piste da sci. Io sono rimasto qua. Sarei stato di troppo. Già mi sopportano a stento nella quotidianità». Il ladro fece un passo verso il vecchio. Il vecchio non si spaventò. «Hai fame. Hai solo fame, vero? Avere fame non è mai una colpa». Il ladro chinò la testa, confermando la supposizione del vecchio. «Bel Natale, ci hanno concesso gli dèi», si dissero in silenzio, trattenendo le lacrime. Il vecchio buttò uno sguardo verso la pentola dell'acqua che bolliva. «Se vuoi, puoi fermarti», diceva quello sguardo. Semiologia di Luca Battisti. Materialmente abbiamo scelto il racconto dove il dialogo è, non esiste, proprio per questa differenziazione. Però noi nel nostro cuore possiamo dire tranquillamente che questo premio, la menzione Berti Solaini, oggi vale per tutti e cinque i finalisti. Il racconto Cartoline, premio Rotary Parma Est, Federico Bagni. Nell'andirivieni di persone una sola se ne sta ferma e immobile, una donna bionda, minuta, nascosta da un giaccone di pelle. Scandaglia i viaggiatori come un pescatore in attesa dello strappo di abbocco. I nostri occhi si incrociano dentro un fermo immagine. La donna alza la mano destra, un timido cenno interrogativo. Ha gli occhi verdi, i capelli così chiari da sembrare bianchi. Dimostra 25 anni, ma lo sguardo parla una lingua più adulta. Ci abbracciamo come due che si sono appena ritrovati. Sa di anice e biscotti. «Ben arrivato. Come sta?» le chiedo. E poi quella domanda dalla quale dipende l'anima mia. «È vivo. Adesso andiamo», dice Ioanna sciogliendo l'abbraccio. «Il viaggio è lungo». Invito a leggere davvero Cartoline, perché diceva nell'estratto del brano «Il viaggio è lungo». In effetti non ci si aspetta che ci possa essere questa riconciliazione, e il fatto che questo dialogo porti poi a riavvicinarsi a livello di dinamiche familiari, secondo me è un bel segnale, è un bel messaggio, nel senso che il viaggio non finisce, ma c'è sempre una possibilità di una tappa futura. Per l'amministrazione comunale di Borgo Valditaro, un successo anche di pubblico. Siamo molto soddisfatti e devo dire che la gioia più grande è quella di vedere i finalisti che gioiscono a vedere lette le loro opere nel modo straordinario in cui solo Zona Franca sa leggerle, e i giurati felici di essere a Borgo Valditaro e apprezzare il nostro territorio. Una promozione del territorio quindi che passa anche attraverso la cultura, e in questo caso cultura di altissimo livello. Il premio La Quara è la dimostrazione che nei piccoli luoghi si possono fare grandi cose. È 12 anni che continua questa favola, questo sogno che è iniziato, era piccolo, un evento piccolo, ora sta diventando un evento, anzi è diventato, grazie al lavoro di tanti che in questi anni ci hanno lavorato, è diventato una cosa a livello internazionale. Quindi un premio nazionale importante, un premio nazionale che mette davvero al centro per una settimana al centro Borgotaro e Lavaltaro della cronaca letteraria nazionale, per cui devo dire davvero un plauso all'organizzazione, all'amministrazione comunale che negli anni ha creduto in questa avventura, al circolo di lettura, a tutti coloro che davvero in questi anni hanno lavorato al raggiungimento del sogno e all'avveramento di un sogno importante.